Il piano del consumatore, peculiarità e casi pratici, ne ha parlato la dottoressa Maria Rosaria Acognino, presidente della sesta sezione del Tribunale di Catania, ospite del corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore. Mi hanno chiesto di intervenire sul piano del consumatore, che è, diciamo, la procedura più appetibile, quella che più incontra le esigenze dei cittadini, in quanto non è necessario avere il consenso dei creditori, ma è il giudice che, sulla base della valutazione fatta proprio dagli organismi di composizione della crisi, decide se il debitore sia meritevole, cioè sia sovraindebitato, non per fatti a lui imputabili, non per un eccesso colposo nel ricorso al credito, ma per eventi che non dipendono dalla sua volontà: licenziamenti, cassa integrazione, contratto di solidarietà, malattie, separazioni. Sono tutte cause che hanno purtroppo condotto persone veramente in una situazione di disperazione, impedendo loro di assolvere le obbligazioni assunte. Purtroppo, con la situazione di crisi che c'è, sono anche molto comuni e molto diffuse, per cui questo istituto è davvero importante anche per salvare davvero persone dal baratro, anche da rischi. Abbiamo visto persone che si sono tolte la vita. E infatti questa legge è stata chiamata la salva suicidi, perché è una risposta che l'ordinamento dà alle persone con gravi difficoltà, ma non è una legge per tutti, perché comunque bisogna avere un patrimonio da mettere a disposizione dei creditori. La legge tende a salvaguardare un reddito che serve per il soddisfacimento delle esigenze del debitore e della famiglia, ma tutto il resto deve essere messo a disposizione dei creditori, perché comunque va salvaguardato il diritto di credito. Solo che purtroppo questa crisi l'hanno pagata i dipendenti, i piccoli imprenditori, mentre invece spesso gli istituti di credito hanno avuto anche finanza a prezzi favorevoli, con interessi sicuramente appetibili, e le persone invece hanno poi avuto difficoltà nell'adempiere alle obbligazioni. E allora è giusto che questa legge un po' crea quell'equilibrio che è stato compromesso dalla crisi economica. Al tavolo dei relatori anche il dottor Nino Trammino, componente del comitato direttivo della Fondazione ADR Commercialisti, che ha parlato degli aspetti operativi dell'organismo di composizione della crisi. Noi come Fondazione ADR Commercialisti stiamo cercando da qualche anno di divulgare proprio questa normativa, e quindi attraverso tutta una serie di formazione ai nostri colleghi, principalmente attraverso la Fondazione ADR. Ovviamente abbiamo tutta delle direttive da impartire agli ordini, appunto abbiamo una formazione da fare, abbiamo delle banche dati che stiamo mettendo in atto a favore di appunto tutti chi si occupa di questa materia. E in effetti appunto sono, diciamo, adesso molti gli organismi di composizione della crisi fatti dai commercialisti in Italia rispetto agli altri, magari altre categorie di professionisti. Grande la soddisfazione degli organizzatori, in particolare del presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Giovanni D'Antonio e di Giulio Pennisi, componente del comitato scientifico. Il corso sta andando veramente bene, stiamo cercando di avere un feedback continuo con i partecipanti, ma soprattutto con i tanti professionisti e magistrati che ci stanno dando una mano nell'organizzazione. Io, a nome del comitato scientifico che ha organizzato il corso, non posso essere che soddisfatto. Stiamo facendo tanto e speriamo soprattutto di essere, come dire, di formare una classe di professionisti adeguata a quelle che saranno le esigenze del nostro territorio e non solo. Prosegue il corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento con relatori che arrivano da ogni parte d'Italia. Beh, sfruttiamo anche un pochettino questo ruolo nazionale, con tanti colleghi esperti anche loro del settore, di questo sovraindebitamento. Un corso che andrà avanti fino alla fine di giugno. Sì, andremo avanti e poi cercheremo di fare un sunto finale che ci possa permettere di sedere attorno allo stesso tavolo i diversi relatori e i diversi giudici, in maniera poi da avere quel confronto che possa ancora una volta dar vita a spunti, al fine sempre di poter poi effettivamente operare in tal senso ed aiutare i vari contribuenti che versano in uno stato di difficoltà.